Signori, vi dico subito che per principio io non credo a questo stupido scherzo del giudizio universale. So solo che i bambini devono partire per l'America e io li devo immatricolare. All'elenco, Miss Davis. Sorrentino Giuseppe. Presente. Il cartellino. Chi è l'altro? Giovanni Variale. Giovanni Variale. Presente. Non fa il fanatico. Alle 18 comincia il giudizio. Andiamo, signori, andiamo. Non vi ci mettete anche voi. Questa non è una crociera di piacere. Io qui sto lavorando per voi. I bambini si devono imbarcare. Non mi fate perdere tempo. Fatelo per i vostri figli. Su, andiamo. Siate gentili. De Rosa Salvatore. De Rosa Salvatore. Presente. E chiamo per le papà. Non va così, andiamo. A me non va così. E che diavolo. No. Oh. Qui non si mena, non si mena per nessuna ragione. Il bambino è stato acquistato sano e sano, io lo devo consegnare al destinatario. Su, da bravo, De Rosa, vieni. Anna! Carloni Pasquale? Non si è visto Carloni. Non è venuto, dottore? Non è venuto, ma il pullman nel giro non ha preso su anche lui. Si vede che ha cambiato idea. Ma che vuol dire? Che la famiglia ci avrà ripensato. Che vuol dire ci ha ripensato? È il contratto? È un mese che ha firmato il contratto e al momento della partenza ci ripensa. Quando lo stock dei bambini è fissato 7 ne devo spedire e 7 ne spedirò. Il carico è quello e quello deve essere. Capisco, siete gente di venire dal basso, ma... A che ci voleva fare? Per questo non si può essere seri e non gettare sempre il discredito in pasta allo straniero. Qualcuno sa se Carloni ha il telefono? E che telefono ha dato nei, dottore? Se tenevo il telefono, non se venivo figlio. Miss Davis. Dico, dottore. You live in Italy, I go to America, yes. Yeah, Calafarios, and take the ship. Look here. You never like yourself. For the children. Caramelle per voi, ragazzi. State buoni. Io torno subito. Seguite Miss Davis per le operazioni di barco, Miss Davis. Io cosa voglio? Yes. Take it.